ragazzi bentornati sul mio canale, benvenuti a chi non c'è ancora stato, oggi vorrei parlarvi di un argomento abbastanza particolare e molto comune, nanofish, guarderemo un attimino quali sono le specie più comuni ma soprattutto come fare un allestimento smart, veloce, rapido, funzionale e naturale in modo tale da poter offrire tutti i comfort ai nostri bellissimi pesciolini. Prima di tutto vorrei ringraziare chi ha collaborato con me, fornendomi delle bellissime foto di questi Nanofish. Io purtroppo non le ho tutte. In particolare, vorrei ringraziare Fabio Russo, voglio ringraziare Matteo Noè, Paola Quaglia e Alessandro Arnone per avermi aiutato a realizzare questo video con le loro bellissime foto. Dopo, le vedremo infatti. Nel corso del video, con i dovuti fotocredit, le foto fatte da questi amici. Grazie, grazie ancora e adesso andiamo a parlare di come allestire questa vasca. È una vasca di una ventina di litri che ho allestito per una persona su commissione e mi è sembrato carino poter fornire a tutti quanti un'idea e degli spunti su come poter realizzare una vasca per questi pesci piccoli che raramente superano i 3 cm da adulti. È un allestimento smart, come dico io, che eh, potete poi andare ad approfondire nel video che ho realizzato diverso tempo fa su come allestire ed avviare una vasca in modo rapido e naturale e veloce. Eh, di cui, tra l'altro, vi lascerò in descrizione i riferimenti, così potete andare a vedere anche il video esplicativo. Quindi, non mi resta che lasciarvi alle immagini. Qui ho il mio regista che mi dà una mano, saluta tutti i Sanni. E ci vediamo poi per i saluti finali. Un caro saluto e buona visione! Ecco le bellissime Boraras Brigitte di Alessandra Annone sono parte proprio dei nanofish più classici, insieme a quelli che vedremo di seguito. Sono pesciolini che dovrebbero vivere in gruppi numerosi, in acquario con folta vegetazione, anche di una ventina di litri. Gradiscono molto i naufraghi di Artemia e sono estremamente resistenti qualora poi si adattino in maniera ottimale. I valori principali sono una temperatura dai 22 gradi in su. Ph è una durezza, Ph comunque leggermente acido, una durezza insomma, non, non superiore ai 5-6 gH. Un'acqua acida e ambrata fanno risaltare un po' di più i colori. Alla stessa categoria, ecco, questi qua sono le Borras Brigitte di Fabio Russo, che ringrazio anche lui per la, collabor per la cortese collaborazione. Alla stessa categoria appartengono i Boraras smaculati, più o meno le stesse dimensioni. Parliamo di pisciorini che non superano i 2,5 cm, anche loro in acque ambrate e, e con pH sotto il 7. Borarasuroftalmoides di Matteo Noè, che ringrazio anche lui per la collaborazione. Sempre le stesse esigenze, sempre le stesse dimensioni. Non è raro anche che poi in condizioni di mali post, ottimali possano riprodursi. Questa è una Boraras Mera, un ulteriore rappresentante delle Boraras più comuni nei nostri acquari. Grazie a Fabio Russo per la sua foto. Questa invece è la da di Burgioni, che necessita una vaschetta un po' più grande, un'acqua un po' più mossa, ha la caratteristica di deporre sulla pagina superiore delle foglie di Criptocorine. Allevata e riprodotta diversi anni fa. Molto interessante. Poi è bellissimo e classico, il fesso bricolamanda, Brico Amanda, è una riproduzione simile a quella dei Neon, e non è difficile da riprodurre. Anche lui necessita di vaschette non ampissime, si può partire dai 20 litri. Danietis Mica Gemma è, è un po' più timido più piccolo del suo cugino, il Bonubes. Grazie a Giuseppe Schiros per il microdevario Cubotai, anche lui pesciolino molto piccolo, è, vive in acqua relativamente. È meglio elevarlo in acqua relativamente acidina, diciamo sotto il 7, sicuramente in acqua tenera e la rasbora e un altro piccolo pesce la cui capacità della vasca dovrebbe essere non inferiore ai 30 litri, un po' più grande rispetto a per esempio alle micro rasbora e ai Boraras. questo è un bellissimo Corridoras Abroso, ringrazio Davide Nieddu per le foto, per la collaborazione, un altro piccolo Corridoras che in vaschette dai 20 litri può sicuramente dare uh, lustro ai nostri occhi con le sue piccole dimensioni. Corridoras Pygmaeus che ho levato tantissimi anni fa, non è difficile da riprodurre, anche lui in vaschette di uh, piccole dimensioni può dare il meglio di sé, qui era una vaschetta addirittura di 15 litri in cui ho avuto il piacere di uh, la loro riproduzione, non dimentichiamo di alimentarlo in modo corretto. Per quanto riguarda i volere dell'acqua, non ha particolari esigenze. Ed ora veniamo alle bellissime micro-rasbora retromicron di Francesco Peluso. Che ringrazio. Eh, non ho nominato all'inizio del video perché sono state inserite successivamente. Comunque è molto importante anche questa sua testimonianza. Queste sue bellissime foto che ci fanno vedere questo bellissimo pesciolino molto simile alla micro-rasbora Galaxy. Con la quale non andrebbe allevato, poiché facilmente si ibridano e danno luogo ad esemplari non particolarmente belli esteticamente. I valori dell'acqua sono come per la galaxy: quindi, da lievemente acido a lievemente alcalino, predilige vasche monospecifiche, come la maggior parte dei pesci sopra menzionati. Ed ora vediamo qua un video dove si assiste a un corteggiamento fra un maschio e una femmina. La femmina si riconosce perché ha una colorazione meno vivace ed è più tondeggiante. Molto belle anche questi, queste piccole creature da inserire nei nostri nanoacquari. Ed ora la Micro Rasbora Galaxy, queste sono le mie. Eh, vi racconto come ho allestito: tra l'altro, una vasca che può essere adatta per tutti quei pesciolini piccoli che hanno le stesse dimensioni delle Micro Rasbora Galaxy, quindi non superano 2,5 cm, quindi Boraras piuttosto che Amanda. Eccetera. Questa è una vaschetta allestita su commissione per una persona che me lo ha richiesto. Ho iniziato, questo è un 20 litri, un cubetto da una ventina di litri con un filtro duetto della Neoa di una portata intorno ai 250 litri, quindi portata filtro meccanico estremamente elevata. Ho iniziato a popolare di piante proprio per bypassare il picco NO2, come potrete vedere nel video eh, che c'è che sul canale eh, sull'allestimento rapido, veloce e naturale. Di cui vi lascerò poi il link in descrizione e le varie date con gli upgrade dell'allestimento sull'allestimento di questa vasca iniziate il giorno 19-10 del 2023 qui poi abbiamo visto prima la foto del 21-10, due giorni dopo ed ora andiamo a vedere mano a mano lo sviluppo di questa vasca e le varie aggiunte che ho fatto nel corso dell'allestimento qua abbiamo il 23-10, 23 ottobre e ho aggiunto un pezzo di sughero nella parte superiore eh, per far attecchire i moss. Qua abbiamo sempre il video in relazione al giorno 23, quindi circa 5-6 giorni dopo il primo giorno di allestimento e già qua possiamo avere, vedere un acquario che comunque ha un certo senso estetico, molto naturale, molto scarno ma ugualmente accattivante. Un lieve filo di sabbia sul fondo perché poi avremo modo di mantenere una maggiore igiene avendo poco da sifonare. Un paio di rami di quercia raccolti sulle sponde del ticino e una volta analizzati i parametri con NO2.0 KH intorno al 7273, KH intorno al 3, GH su 6, ho inserito un gruppo di 7-8 Galaxy monitorando sempre i valori. I pesci sembrano adattati benissimo, ricordiamo che sono molto timidi e, ed ora praticamente l'acquario come setup è finito, bisogna solamente aspettare che le piante si sviluppino e che creino, creino l'habitat ideale per i nostri micro che ovviamente, appena inserite, sono abbastanza timide, ma non, facciamo tra non facciamoci trarre l'inganno in perché poi vedremo una sorpresa estremamente gradita da questi pesciolini appena inseriti. L'allestimento è stato il 19, l'inserimento il 26, quindi praticamente una settimana dopo eh, aver messo l'acqua in acquario, eh, ho inserito i miei pesci. Ricordo che sono esemplari nati sia nel 2022 sia nel 2023 alcuni hanno 6-7 mesi altri hanno circa un annetto e dopo qualche giorno vediamo la sorpresa ah, ecco qua no, giustamente faccio vedere la parte superiore dove ho inserito il, il sughero e dove ho incollato semplicemente con Uh, facendo una leggera pressione sul sughero, prima il mosso e poi altre piante, fra cui la tripartita, come potete vedere, e alcune piante rosse, come Ludvigia, per creare poi un ambiente uh, più naturale possibile, che possa dare comunque una visione di insieme estremamente uh, equilibrata e naturale, con un muschio che nella parte emersa la faranno da padrona. Eh, ottima è la leucocefala, l'idrocotile leucocefala, una pianta a crescita rapida che aiuta sicuramente a mantenere bassa la carica di azotati in vasca. Un velo di sabbia sul fondo che darà modo di eh, avere una migliore possibilità di sifonare e quindi di togliere il sedimento e mantenere igiene nel tempo. Eh, dopo qualche giorno, le nostre amiche iniziando poi a mangiare, chiaramente l'inizio dato in particolare è congelato. Eh, si fanno vedere in tutto il loro splendore, in tutta la loro vivacità. Questo ambientamento è estremamente rapido proprio dovuto al fatto della ricca vegetazione la possibilità di avere nascondigli a portata di pinna se vogliamo così dire le foglie di quercia sono molto belle mi piacciono molto perché oltre a essere utili danno proprio ut utili come nascondiglio e danno proprio un ambiente estremamente naturale eh, una decina di giorni dopo vediamo cosa succede sempre nella vaschetta allestita poco prima le, ra le micro rasbora si sono talmente ambientate bene che andiamo a vedere la sorpresa che mi hanno fatto vediamo un po le prossime immagini a ah, qua alcune foto sempre per far vedere i vari da vari lati da varie angolature la vasca come funziona o per meglio dire come è arredata ma vediamo qua <ride> dieci giorni dopo sono riuscito a raccogliere delle uova di micro Raspberry galaxy che si sono schiuse dando origine a circa una quindicina di nuovi esemplari che ho prontamente eh, poi inserito in vaschette adatte al loro accrescimento. Questo è quello che si può ottenere in un acquarietto vestito dopo una decina di giorni. Anche oggi, come di consuetudine, i ringraziamenti finali nella speranza che il video vi sia piaciuto, che abbia fornito tutti gli spunti e perché no, anche la voglia di avere dei piccoli mondi sommersi con questi piccoli amici. Ze Pesce vi saluta, se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere un like condividete il canale se i video se, siete, se vi hanno destato interesse e vi sono stati utili. E ci vediamo presto al prossimo video. Un caro saluto a tutti da zia Pesce. Ah, C'è anche il regista che però adesso è andato a fare pipì. Alla prossima, ciao a tutti!